che fai? Kirian non lo sai, però presto lo scoprirai e poi nei dungeon tornerai. Vedrai chi la spunterà laggiù incontro all'oscurità finché qualcuno vincerà. Una nuova realtà, una possibilità di non sprecare i funghetti. E guardando più in là, una missione potrà livellarti ancora un po'. What is your destiny, Kirair? Io so che non lo sai, Kirair, perché non c'è un nabbo che sia nabbo come te. What is your destiny, Kirair? Tu non ce lo dirai, Kirair, ma tornerai e già lo sai che forse fallirai, Kirair! Cari amici, l'avventuriera Kiria è qui oggi con voi per fare shopping, ma purtroppo nessuno vende delle pozioni, vendono soltanto un reggiseno dei superpoteri epici che non ho intenzione di comprare perché è molto meglio il mio portachiavi a forma di cane. Comunque vorrei darvi una notizia di cui nessuno di voi si aspetta l'esistenza, ovvero finalmente dopo 400.000 anni il gabinetto è stato riempito e finalmente posso tirare l'acqua. Ora, io ho tanta paura di trovarmi una schifezza, ma non ha senso non tirarlo. Quindi siamo pronti? 3, 2, 1... Oh, cos'è sta cosa? È un coso, una balestra da cecchino. Sembra potente in realtà, sembra molto potente. Vediamo se il danno effettivamente mi sale. Dai... Sì, è salito di brutto, benissimo. D'ora in poi terrò questa cosa strambissima che ho appena trovato nel gabinetto. Magari una disinfettata gliela do poi off camera. Intanto andiamo dalla nostra amica cogitabonda, meditabonda, stupidabonda, che non aspettava altro che io smettessi di usare qualcosa per darlo a lei. E infatti penso che dovrebbe salirle parecchio il danno ed è salito. Quindi adesso il pennello, per quanto molto sexy, dovrò venderlo. Quindi caro pennello, mi è servito bene, ma adesso ciao. Ciao. Mi domando se si possa buttare qualcosa nel gabinetto subito per aspettare altri 20 anni prima che si riempie. Facciamo un tentativo, prendiamo una gemma e vediamo come va. Sì, ha funzionato. Allora, vediamo un po' in percentuale. È al 3%. Ok, ci rivediamo qui a tirare lo sciacquone tra 40 anni circa. E nel frattempo credo che la nostra bella Kiria abbia voglia di farsi un giro nella sua bellissima fortezza, in cui le gemme scarseggiano, infatti prendiamo delle altre, e in cui ci serve da potenziare qualche cosa. Direi di potenziare la caserma dei soldati, così almeno diventano molto più potenti. Ormai questa caserma secondo me è in via di conclusione, eh? In realtà un po' tutti gli edifici sono in via di conclusione, ma nel frattempo andiamo a vedere che oggi non dovrebbe essere San Patrizio in realtà, ma va bene lo stesso. Quindi signor leprecorno, visto che non è San Patrizio, aspetti, no, deve morire, non è il giorno giusto per lei, se ne vada, non siamo neanche in Irlanda qui, vada, torni in Irlanda, torni in fondo all'arcobaleno da cui è venuto. Non, il leprecorno non vuol tornare in fondo all'arcobaleno. Sì, c'è tornato di cattiveria, c'è tornato subito e mi ha lasciato un po' troppi occhi, chissà dove l'aveva trovati. L'importante è capire se quello che mi ha dato è buono da dare al mago oppure no. Quindi signor mago, mi fa... Oddio, cos'è sta cosa? Chi sei tu? Chi sei? No, vabbè, controllo dopo. Sapete, ladro Opskenklops, da che fiaba deriva sta cosa? Da che fiaba deriva? Ditemelo voi nei commenti. Una fiaba che comunque deve crepare, è l'unica soluzione logica. Ho detto che è l'unica soluzione logica. Non è necessario provarci per forza in questo istante. Possiamo sempre provare a distruggere anche altri mostri, tipo questo che è crollato istantaneamente. E meno male. È bella fortunata questa armatura che ho trovato per il mago, ma secondo me non vale la pena. Dio, cos'è lo zombie della cantina? Comunque, vedi che questi qua della torre li convinco facilmente a morire. Maia! Ma anche loro ogni tanto convincono me, però come ti permetti? Vabbè, si è permesso, però due sono morti, l'importante è quello. Signor server, le dispiacerebbe farmi tornare? Grazie, molto gentile da parte sua.
farmi tornare a giocare così con questo tipo che non vuole morire. Comunque, oh cavolo, il mio inventario è leggermente pieno e il gabinetto invece è troppo vuoto. Vabbè, sopravviveremo anche a questa. Allora, buttiamo via questa gemma che per quanto sia magenta ed è bellissima, mi tocca buttarla, quindi ciao. E adesso speriamo di farcela a fare altre cose, tipo livellare. Ci sono dei dungeon che tuttora, anche se non si sa bene come, aspettano di essere sconfitti, no? Perché non è tanto Kira, la mando a dormire e quando si sveglia l'acqua si sa! Che tradotto voleva dire evviva, ho vinto! Ed è anche una figata, non ci credo, è più figo di quello che ho preso da pochissimo, è addirittura meglio, non ci credo. E ha pure il castone per la gemma, mio, subito mio, it's mio arco, it's mia gemma, andiamo subito da Chiara Pastragni qui a darle subito l'arco nuovo. Chiara Pastragni, volevo dire Cunegonda Cogitabonda, scusate ogni tanto confondo i nomi. Chiara Pastragni, volevo dire tu, tieni, you are so potente now, you are so forte, I have to, you are so forte, vero? You are more forte, 82, 56, sì, you are more forte, quindi possiamo andare a vendere quella cosa che avevi nell'inventario. Ok, andiamo dal signor Fabbro, diciamogli scusi signor Fabbro, ma la signora Chiara Ferragni ha deciso che d'ora in poi le balestre non sono più di moda come un tempo, addio. E guarda un po' sta Kira che alla fine viene qua, ammazza tutti e ciao ai dungeon e ci sono i draghi e poi i draghi non muoiono perché i Targaryen gli danno le medicine per curarsi e quando poi sono curati era quasi morto e muori per bene, forza, brutto balengo. Non sta per niente morendo, ci siamo sempre lì. Ma non stiamo morendo però. Dai! Sto drago non mi ascolta, accidenti. No, non è obbediente. Non è un drago buono. Presta! Super potente! Mi rifaccio l'inventario. Allora, fa vedere. Allora, è super potente. Ha pure il castone, basta, mio, il teschio d'oro, mio, bellissimo, super potente, lo voglio. Ci metto il super gemmone dentro da 40.000 punti, vai. Vai, ho detto vai, super gemma, vai, benissimo. Andiamo da Chiara Pastragni e diamole quello che a me non serve. Ormai c'è la povera Chiara Pastragni che si è stufata di prendere tutti i miei residui, ma non è colpa mia se io sono fatta così. Quindi, cara Chiara Pastragni, dove sei? Scusami, dove sei? Non mi ricordo mai dove la lascio parcheggiata. Scusi lei, signora dei dungeon, perché nell'alto dungeon e io che ho un orientamento pessimo me ne scordo. Si prenda questo affare che è is super bello, is super potente e ciao. Ecco, questo invece è solo un po' inquietante, credo che sarebbe il caso anche di venderlo, ciao. Bene, direi che è il caso di tornare nei dungeon a vedere di picchiare male altra gente, tipo questa donna bellissima che è molto sexy ed è talmente sexy che la sua sensualità sta nella forza, perché mi sta facendo il cubetto a strisce e mi sa che per oggi la lascio vivere, però poi ci rivediamo, non pensi signora sexy di aver finito e neanche lei, bella fiammetta dei miei pensieri, muoio oggi e muoio anche ieri, volevo dire muoio oggi e muoio domani e no, muore lei, tiè. Cos'è l'agnolino e pescetto? Me li ricordo sti balenghi. Dai, morite un pochino. La bene che non è Pasqua, signor Agnello. Però muoia. Comunque posso dire che sono molto soddisfatta di quello che ho fatto nei dungeon fino a questo momento. Li sto liberando tutti piano piano. Mi domando una volta aperto questo che cosa ci sia. Mancano soltanto 3 boss da sconfiggere, ma vedete che prima o poi li ammazzo tutti, perché lo sapete, io sono lenta ma sono inesorabile, esattamente come la morte. Però per il momento muoio io. Quindi la vostra Kira è avventuriera che non sa bene dove sta andando, ma ci sta andando. Per il momento si ritira nella sua bellissima fortezza. E dalla fortezza di questa bellissima avventuriera è tutto. Io vi ringrazio per stati con me in questo bel castello Marcondino di Rondello. E ogni tanto dovrei anche attaccare la gente, perché se non è inutile che tenga soldati. Ma ahimè, sto costruendo la caserma, quindi si attaccano questi, quindi perdo soldati e per 6 giorni non li ricarico. Quindi niente, per il momento siamo in pace. Grazie a tutti, alla prossima con l'avventuriera più sexy che ci sia. E chi è Tana Love? Ciao!